Il Comitato Provinciale di Arezzo insieme a Giorgio Cerbai per una serata vedo ricca di tante belle presenze ma ricca anche di sport. Sì, questa è una manifestazione che ormai è arrivata alla 10ª, 11ª edizione ed è un torneo di calcio a 5 di tennis riservato alle forze dell'ordine e ai corpi dello Stato. E sono carabinieri, polizia, polizia penitenziaria, polizia municipale, finanza e vigili del fuoco. E tutti gli anni fanno questo evento e poi dopo in queste occasioni si fa una cena per tutti insieme e direi che è riuscita questa, mi ricordo sempre e la voglio ricordare come è venuta fuori questa idea. Venne dall'allora prefetto Sorge, una donna d'Arezzo che credo abbia lasciato un buon segno. Mi chiamò e mi invitò, dice perché non organizza qualche cosa per le forze dell'ordine in modo tale che hanno un'occasione per stare insieme, scambiarsi le loro esperienze e da allora ho continuato a mantenere questa. D'altra parte questo anche oltre a offrire un'occasione di sport vuole essere anche significativo un riconoscimento verso del mondo sportivo aretino nei confronti di coloro che ci danno una grossissima mano, molte volte non riconosciuta, in funzione di tutta l'attività sportiva che le domeniche avvengono nella nostra provincia. Pensiamo alle infinite corse ciclistiche, pensiamo ai tornei, ai campionati di calcio e dico che noi in questo senso siamo un'oasi felice. E poi un granellino probabilmente anche questo modo ecco, di avere rapporti col mondo sportivo. Ci ha permesso anche di risolvere casi un pochino difficili e con questo spirito che portiamo avanti questa iniziativa. Quindi lo sport è veramente per tutti, spesse volte è uno sport che unisce. Sì, direi di sì, cioè vedere, io credo che un'immagine in cui si vede anche il carabiniere che gioca al calcio contro la polizia, credo che sia anche un messaggio culturale per tutti noi, perché molte volte nel mondo sportivo si pensa che loro non giochino. Ecco, credo che invece questo sia un messaggio da dare come messaggio culturale di crescita globale dello sport. E questo tutti gli anni lo porta avanti col patrocinio del prefetto, con il supporto degli enti locali. Quest'anno un supporto l'abbiamo avuto anche qui a Subiano, voglio essere sincero, con il sindaco Maggini, l'assessore Tozzi, il mister Bobini, lo chiamo così, la Proloco, che ci ha dato questa opportunità in questo bel locale e ho approfittato logicamente perché credo che sia doveroso. Perché non dovrebbe essere premiata la sezione arbitri? Perché la sezione arbitri non deve essere premiata, perché un arbitro quando fa bene fa né più né meno quello che deve fare. Però il fatto di aver partecipato naturalmente a questo torneo che ha visto impegnate tutte le forze dell'ordine penso che abbia dato soddisfazione, ma anche per voi naturalmente è un impegno. Sì, ci fa anche onore partecipare, ci fa onore arrivare in fondo e dire che tutto è andato bene e che tutti sono soddisfatti. Ilario Maggini, il sindaco di Subiano, a questa serata dedicata allo sport è voluta proprio realizzare a Subiano, quindi Arezzo e Subiano che si incontrano nel mondo del calcetto. Sì, ma non solo nel mondo del calcetto, perché Arezzo è vicino a Subiano, proprio limitrofa a Subiano. Stasera è una bella serata perché è una serata per le forze dell'ordine, partendo dalla finanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, vigili urbani di Arezzo. Io ho visto che tante persone incontrarsi insieme e divertirsi perché stasera è dedicata a loro, perché ci danno un servizio di sicurezza a noi, a tutti noi e ai nostri cittadini. Quello pensiamo che quello che ci fanno per noi, praticamente, perché fanno un servizio enorme, un servizio sulla sicurezza. Queste persone stasera sono qui a divertirsi e dobbiamo divertirci con loro. Tra l'altro c'era anche la Polizia Municipale proprio di Arezzo. Gianni arriva proprio dalla Polizia Municipale di Arezzo e poi naturalmente sei arrivato a Subiano, ma c'è stata questa mobilità, diciamo così. Però tu hai vissuto tantissimi anni proprio anche insieme a loro. Quindi vivere questa giornata penso che sia molto bella. Sì, ormai è un appuntamento tradizionale che si svolge tutti gli anni. Noi come Polizia Municipale di Arezzo abbiamo cominciato nel lontano 95 a
a fare sia questi tornei interforze, nonché tornei anche a livello provinciale, come, proprio come squadra tra le tante altre. È bello perché al di là del lavoro poi ti ritrovi, condividi esperienze, condividi passioni, condividi momenti che vanno al di là del semplice servizio, che a volte può essere anche pesante, può causare vari problemi. Invece trovarsi fuori è qualcosa che va oltre e che è importante per cementare quell'esperienza che durante il servizio può essere importante. Non dimentichiamoci che tutte le forze di polizia, ognuna con le sue proprie competenze, siamo tutti fuori tutti i giorni, quindi sapere che il collega accanto ci dà fiducia, che il collega accanto è un amico, che è una persona con cui si può contare, è veramente importante, e questi momenti servono principalmente a questo. La Polizia Municipale di Arezzo. Questi tornei si sono realizzati nella città di Arezzo, quindi la mia presenza è anche soprattutto per questo. Io voglio ricordare che le manifestazioni sportive si realizzano nelle città, non solo ad Arezzo, grazie allo sforzo encomiabile delle forze dell'ordine, grazie anche allo sforzo delle forze dell'ordine. Senza queste non sarebbe possibile. Io penso a quando ospitiamo una gara ciclistica, quando ospitiamo un'importante partita di calcio. Tutto questo si realizza per lo sforzo sì di chi ama lo sport, ma anche delle istituzioni e delle forze dell'ordine che rendono tutto ciò possibile. E quindi lo sport, io sono pochi mesi appunto che sono assessore a questo e ho questa delega, e ho scoperto che in parte già conoscevo un mondo straordinario, un mondo fatto di aggregazione, un mondo fatto di crescita reciproca, stando insieme e facendo un'attività sportiva, qualunque attività sportiva, non c'è solo il calcio, ci sono anche tante altre attività sportive importanti. E io credo che il nostro ruolo di istituzioni, enti locali, debba essere proprio questo, quello di valorizzare tutto ciò che non è agonistico, se posso dirlo, perché l'agonismo è importante e ha una sua strada. Lo sport inteso come crescita sociale, culturale e comunitaria è quello sul quale veramente dobbiamo puntare e lavorare. Quinto classificato, la Guardia di Finanza. Mazzi è sempre in versione di fotografo, e in questo caso chi fotografiamo? Fotografiamo il comandante della finanza. Mi auguro che tu abbia fotografato bene quando giocavano, però, Mazzi. Sì, come no, no. Oddio, giocare hanno giocato non tanto bene perché sono arrivati al quinto posto, però... Si alleneranno, l'anno prossimo si allenano. La prossima anno le facciamo allenare un pochino di più, vediamo. Sì, allora, credo che sia bello, no, questa interforze che si incontrano in un campo di calcetto, quindi al di fuori, ma anche per consolidare probabilmente i rapporti fra le varie forze. Sì, sicuramente è un'occasione bella, e i rapporti sono buoni in assoluto, devo dire, qui ad Arezzo i rapporti tra le corpi di polizia e le istituzioni sono ottimi. Questa è una bellissima occasione, insomma, e andrebbe sicuramente valorizzata ancora di più, magari creando una partecipazione ancora massiccia e sempre maggiore. Quindi è l'occasione così per cominciare ancora così a promuovere queste iniziative legate al tennis o legate al calcio? Sì, probabilmente, però devo dire forse anche un po' più di allenamento, perché vedo molti capelli bianchi, pochi capelli o pance che crescono, quindi da questo punto di vista forse servirebbe anche qualcosa. Quarto classificato, i Vigili del Fuoco. Vi ringrazio, rappresento il comandante ingegner De Bartolomeo, che purtroppo è in malattia per una brutta infezione. E... Ma il comandante giocava a calcetto? No. Tu giochi a calcetto? Io quest'anno non ho giocato, mi sono dedicato alla mezza maratona, ero impegnato in altre attività, che come Vigile del Fuoco siamo multidisciplinari dal punto di vista sportivo. Però credo che comunque servano anche giocare insieme anche alle altre forze, naturalmente, che diciamo proteggono un po' anche tutto il cittadino, no? Così come lo fate voi, nel rispetto proprio della vita di ognuno. Assolutamente, serve a rafforzare l'amicizia, la conoscenza reciproca, e poi
è molto utile anche quando ci si trova negli interventi, il fatto di conoscersi è sicuramente da quella marcia in più per riuscire a portare un servizio al cittadino sempre migliore e più efficiente. Sì, ma qui vedo due coppe, mi viene in mente che forse qui c'è il tennis e il calcetto, sbaglio? Allora, la coppa più grande l'hanno vinta i Carabinieri nel tennis e noi la più piccola, il terzo posto nel tennis. Ma voi più piccola, nel tennis, chi ha giocato nel tennis, tu? No, io... Io solo calcetto, sì. Sì, ma senti, come vanno loro? Ma per essere il primo anno abbastanza bene, è stato un bilancio positivo, soltanto che si gioca contro dei campioni e quindi c'è solo da imparare da loro. Ma loro sono diciamo così proprio determinati da anni e anni di allenamenti, è vero o no? Sicuramente, da anni noi ce l'abbiamo nel sangue, anche se per un certo periodo abbiamo tralasciato il motivo di servizio, ad una certa età abbiamo ripreso, ma con orgoglio, umiltà e fatica. Comunque il mondo della provincia, ma il mondo della provincia in questo caso anche rappresentato dalle forze dell'ordine. Sì, no, devo dire che questa è una bella iniziativa nata qualche anno fa, insomma, con il patrocinio di tutti gli enti, ma devo dire come sponsor principale il CONI, il professor Cerbai, che credo mantenere in vita questa bella cosa significa anche, oltre che avere questo momento in cui c'è la premiazione, ma avere tutte le forze di polizia, tutte le forze dell'ordine in un torneo, in un momento di svago con le istituzioni vicine, credo sia bello, insomma, sia importante. Poi lo sport fa bene a tutti noi. Mai giocato a calcio, Roberto Vazzani? No, a dire la verità no. Io sono un po' un pigrone. Cerbai, dobbiamo rimediare. Roberto Vazzani non ha mai giocato a calcetto. Io penso che abbia giocato in questo periodo, è stato presidente della provincia. Molto. Quanto avrà giocato? Terza classificata la Polizia di Stato. E in questo caso la polizia sta vicino a uno che dovrebbe andare un po' più piano forse nella vita, non lo so, il Mazzi. Ma lui naturalmente ci sta educando con le due ruote, quindi ci stiamo bene uguale. Comunque l'iniziativa dedicata proprio allo sport, in questo caso a uscire anche dalla propria veste, no? Quella della divisa, quella che spesse volte i cittadini li vedi un po' distanti. Qui si rientra tutti in un modo molto bello alla partecipazione di una vita comune. Sì, ma noi siamo sempre vicini alla gente, il nostro lavoro è il nostro principio, anzi fino a qualche anno fa il nostro motto era proprio vicini alla gente, adesso c'è più sicurezza insieme, che si equivalgono, perché c'è più sicurezza insieme significa stare vicini e stare insieme proprio per la tutela della legalità e per diciamo una società più sicura e più fruibile da parte di tutti quanti. Pensate che ci sono tantissime manifestazioni, soprattutto su strada, che è grazie a voi che possono essere realizzate, perché grazie ai vostri servizi. Beh, certo, noi ci impegniamo quotidianamente, per noi non ci sono festività, anzi, il momento di festività per gli altri, per noi è un momento di lavoro, ma lo facciamo volentieri, collaborando anche con le associazioni sportive, proprio per dare la possibilità a tutti quanti di partecipare e di stare insieme nel divertimento e nella gioia e nella sicurezza. Questa è un'iniziativa che grazie anche alla FCC e al CONI ci hanno dato questo contributo, gli amici, si instaura questo rapporto, ulteriore rapporto di amicizia, perché già diciamo siamo un po' in sintonia come le forze dell'ordine, però è un'occasione in più per rafforzare questa cosa, stare insieme una serata in una splendida location come Subbiano, devo fare i miei complimenti. E tutti gli anni ormai ci ritroviamo in appuntamento fisso e ci fa piacere, insomma si ha degli ottimi risultati, ecco. Ma tu giochi?
Una volta, infatti si vede anche dai fans che ho, ero uno dei migliori. Ora mi sono messo momentaneamente a riposo perché devo fare spazio ai giovani, dare spazio ai giovani, tipo quello lì, vedi. No, non è vero, ho detto una cavolata. Partecipiamo tutti, quindi diamo ognuno il suo contributo, via. Per lo sport, ci piace anche lo sport, insomma. Senti, tu che sei sincero, c'è correttezza in campo fra le forze dell'ordine? Allora, c'è agonismo, però c'è correttezza, c'è rispetto e correttezza e c'è agonismo, come in tutte le discipline sportive, insomma. Ma non ti va per te. Non so se ti vogliono nel corpo dei vigili del fuoco, Michele. Io i vigili del fuoco li ho sempre qui nel cuore, perché insomma veramente anche loro fanno un lavoro delicato e sono di tutto rispetto. Tutto di rispetto, ma è qui una grossa famiglia con tutte le varie corpi che ci sono e veramente si sta bene. È una serata, un'occasione per stare insieme e far vedere comunque anche alla cittadinanza che siamo delle persone normali e siamo vicini anche a loro anche in questo momento, insomma. Ecco, la seconda prevenzione riguarda la polizia penitenziaria. E la polizia penitenziaria ha partecipato a questa iniziativa. Io credo che sia molto bello, no? Uscire da quelle mura che spesso a volte sono anche piuttosto tristi, sia per chi ci sta ma anche per chi ci lavora. In effetti il rischio è che magari ci si dimentica, no? Di un corpo che lavora un po', diciamo, nell'oscurità, ma in realtà poi lavora per la comunità e quindi questa visibilità è necessaria per noi. Non per un presenzialismo, ma soprattutto per far conoscere alla gente quella che è una realtà molto impegnata e molto seria, diciamo, in un lavoro sociale, in un lavoro di sicurezza per la città e per la comunità. Quindi è bello questa partecipazione a tutte le forze dell'ordine, l'antagonismo o agonismo sportivo ci fa stare anche bene, un momento di convivialità e di piacere. Grazie. Allora, siamo in mezzo a due marescialli insieme al corpo dei carabinieri, in questo caso vedete, erano tutti terrorizzati da stradale dall'altra parte. Però mi domando, cioè, tutti hanno terrore dei carabinieri, come mai? Cioè, in campo intendo, che siete fortissimi, hanno detto. Effettivamente sì, abbiamo vinto più di qualche torneo. E anche se effettivamente ci sono anche altre squadre che rappresentano degnamente i nostri corpi, però mi preme più che altro sottolineare, diciamo, l'importanza di questo torneo, perché ci permette di ritrovarci anche fuori, diciamo, dal nostro ambiente. Solitamente, per esempio, Emanuele qui è un appartenente alla Polizia di Stato e fa piacere che oltre sulla strada anche di ritrovarsi appunto in queste circostanze che comunque aiutano a crescere. È molto utile, insomma, oltre, diciamo, il bene che facciamo comunque. Soprattutto rafforzino i vari, anche così, legami che possono esistere tra i vari corpi di polizia oppure di carabinieri, comunque le forze dell'ordine, in modo che perlomeno ognuno possa essere di supporto anche all'altro quando ce n'è bisogno, no? Esatto, dietro, diciamo, la divisa che uno indossa c'è sempre la persona, un uomo, quindi queste cose di aggregazione sono utilissime, diciamo, per cimentare certi tipi di rapporto, insomma. Ma quanto vi allenate voi? Ma io, diciamo, un paio di volte a settimana, poi ci sono i top player come Emanuele, come Andrea qui, loro, diciamo, un po' di più. Io, ma veramente mi alleno pochissimo, ma quello che mi piace è partecipare comunque, anche se poi non è necessario essere bravissimi. Lui diceva bene, queste cose non servono a dimostrare di essere dei campioni o veramente bravi, ma servono a farci sentire appartenenti allo stesso gruppo di persone che tutti i giorni devono lavorare per il bene degli altri e quindi sentirci bene tra di noi è la cosa fondamentale, prima di tutto. Hanno vinto e sono arrivati primi stasera, nonostante quello umilissimi sono arrivati 4 persone
tanti vincendo un campionato del genere, insomma, invece no, sono state delle persone squisite. Però due parole di sicurezza stradale con Emanuele facciamola. Oh, viva anche i carabinieri però, non ho Michele è così, che volete? Cioè, ormai lui è troppo effervescente. Però credo che Emanuele parla di sicurezza stradale naturalmente pensando anche al Mazzi che sta sempre pensando proprio all'educazione stradale, penso che sia importantissimo. Ma credo che sia importantissimo anche per farvi vedere in un modo diverso, no? Alla gente. Sì, indubbiamente, ecco come ha detto il mio collega qui dei Carabinieri, è sempre un bene ritrovarsi fra di noi in ambito extra lavorativo. E poi Mario ricorda sempre l'educazione stradale, è un mio grandissimo amico e concordo con tutte le cose, insomma le operazioni che fa sempre per farci stare bene fra di noi e quindi ben lieto di partecipare sempre a questi tornei e iniziative. Insomma. Senti, ma lui ha detto che ti alleni parecchio, eh? Ma oddio, 5-6 volte a settimana anche, no? Ancora finché insomma ho 35 anni e devo anche insomma limitare queste uscite, insomma questi allenamenti. Lui, il babbo è Andrea, dimmi una cosa, ma quando torna a casa il babbo, no, che c'ha tutta la roba che deve lavare, chi è che la lava? La mamma. E il babbo che fa? Guarda la tele. Oh, Vasco Bobini, presidente della Proloco, in questo caso anche ospitare proprio questo appuntamento dedicato allo sport, ma uno sport particolare, quello del calcetto, quello del tennis, quello con le forze dell'ordine del nostro territorio. Sì, io credo sia una soddisfazione ospitare questa sera una premiazione così importante che coinvolge, voglio dire, le forze dell'ordine del nostro territorio. Comunque noi siamo abituati, no, anche ad iniziative sportive diciamo nei nostri ambienti, quindi siamo contenti diciamo, che il CONI ci ha coinvolto in particolare in questa manifestazione che riteniamo molto interessante e molto importante. Abbiamo dato il nostro piccolo contributo. Assessore allo sport, e allora in questo caso sport sia, perché arriva ad Arezzo, arriva con le forze dell'ordine e arriva a Subiano in questa bella struttura che è gestita dalla Proloco. Credo che sia comunque importante ricordare sia lo sport, sia le forze dell'ordine, sia naturalmente anche la valenza di Subiano. Sì, allora, la valenza di Subiano è stata una scelta che credo perché insomma, non è un ambiente insomma, che è abbastanza confortevole anche per tutti gli eventi, no, penso. Si può mangiare, si può fare tempo libero, si può fare tutto, credo, in questo locale. Infatti abbiamo fatto tutto, di tutto, dallo sport al teatro, al ballo, a tutto. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, fa piacere perché collegate allo sport, oltre che compiti istituzionali, no, che ci offrono la sicurezza, eccetera, c'è da dire che forze dell'ordine fanno vivere gli sport cosiddetti minori, che poi sono minori solo perché c'è pochi soldi, no? Minori in quel senso lì, però sono sport che come principi, non lo so se sono minori, ma anzi, in molti casi sono anche maggiori ai sport che magari. Quindi c'è da fare veramente i complimenti, no? a tutti questi. Quindi benvenuti. A Subiano. Lo sport è un modo, ora stiamo per lanciare ad Arezzo tra l'altro una campagna contro il razzismo, perché lo sport è un ottimo veicolo di integrazione. Tu giustamente citavi un'integrazione diversa, che è quella tra figure che spesso vediamo lontane in uniforme, ma c'è anche l'integrazione che sul campo da calcio si costruisce di calcio o di altri sport, tra lo sportivo marocchino e lo sportivo italiano, quello che magari purtroppo non avviene in altri ambiti, nello sport si realizza, quindi non ci sono razze, non ci sono religioni, non ci sono poliziotti e ladri, se permettete il paragone, ci sono soltanto persone che stanno insieme, che grazie allo sport possono crescere e divertirsi.
Posso dire soltanto una cosa, io credo che tutto il nostro mondo della provincia approfitti molto di Giorgio Cerbai, ma non approfittare, nel senso che tutte queste cose sono possibili probabilmente per questo tipo di sensibilità e per quel rapporto che prima tu naturalmente portavi avanti e dicevi proprio, un rapporto spesse volte umano, un rapporto di amicizia. Con l'amicizia si possono fare tante cose, con il distacco poche. Ma io ho una visione. In tutti i contesti della convivenza civile, quindi anche nello sport, se tutti noi ci poniamo, mettiamo un granellino per far crescere un po' la cultura di quello che facciamo, per far conoscere che c'è non tutto negativo, ma c'è anche molto positivo, e c'è, perché noi, io sono convinto che oggi un errore di fondo è quello di non fare un telegiornale in cui si parla delle cose belle. Cioè, è difficile, diceva uno scrittore tempo fa, è difficile che passi un'immagine di un nonno che gioca con il proprio nipotino a calcio in un prato, cioè che è un'immagine bellissima, e invece se noi si assiste ai nostri telegiornali dal femminicidio che è un disastro, ecco, cominciamo a dare anche messaggi di quello che c'è di positivo.